Ciao e benvenuti a questo nostro nuovo tutorial. Come devo massaggiare la pelle per mantenere il mio collo giovane più a lungo possibile? Quindi questo massaggio vi richiede pochi minuti, va fatto 3 volte a settimana, siate costanti e vedrete davvero la pelle del collo cambiare. Iniziamo subito. Dopo ovviamente aver deterso la pelle, si inizia il rilascio dei muscoli coinvolti in questo cedimento. Iniziamo dallo sternocleidomastoideo. Lo sternocleidomastoideo è abbastanza facile da riconoscere perché quando ruotate la testa è questa sorta di corda che voi vedete evidenziare. Come si lavora? Si lavora rilasciando e trattando la sua origine, scusate, la sua inserzione. Quindi la parte anteriore e la parte posteriore, fate proprio una sorta di pressione spingendo leggermente verso l'alto per far sì che il muscolo possa rilasciare la sua rigidità. Poi percorrete lungo la sua lunghezza, fatta tutte e due le parti, quindi anteriore e posteriore, pressione, pressione verso l'alto, liberate bene questa zona e poi di nuovo giù. Dopo, importante il trattamento del trapezio superiore. Il trapezio superiore anche lui è coinvolto nelle rigidità, è coinvolto nel cedimento del muscolo. Considerate quindi di tutti i muscoli che sostengono il collo, considerate che il cedimento di tutta questa parte è sempre legato al nostro sternocleidomastoideo e al trapezio. Quindi far sì che questo collo sia ben disteso, ben irrorato e che non abbia questa sorta di tensioni in queste parti, fa sì che il vostro platisma, che è il muscolo superficiale, possa assolutamente distendersi. Poi come si massaggia dopo aver fatto questi due procedimenti, quindi lo sblocco dei due sternocleidomastoidei e del trapezio superiore? Questa parte viene massaggiata andando, percorrete sotto la mandibola, da sotto la mandibola verso l'orecchio e poi di nuovo giù. Mandibola verso l'orecchio e poi di nuovo giù. Io eseguo prima questo massaggio a secco perché è importante per il rilascio dei muscoli che la mano non scivoli troppo sulla pelle. E subito dopo applico il Tonato Phytosomal Serum, però se avete un siero a cui siete già abituati potete farla anche con altri prodotti, anche se ovviamente una formula funzionale ha un altro impatto. Però se siete costanti potete comunque fare veramente un bel lavoro anche usando un banalissimo olio. Una cosa che ci tengo veramente di cuore ad aggiungere è che se avete la fortuna di avere un centro di sol delle vicinanze, siccome questa è una piccola parte del nostro approccio manuale per l'invecchiamento della pelle, vi consiglio di andare a provare un massaggio completo, un trattamento completo in un centro specializzato di sol, perché la differenza è davvero evidente. Se pensate poi che è fatta solo con metodiche e con formule naturali che rispettano sempre l'equilibrio del nostro organo pelle. Spero di esservi stata utile, scrivetemi nei commenti e vedrete se siete costanti, la pelle del collo cambia visibilmente. Alla prossima!